Buongiorno a tutti. Vi auguro un buon sabato e una bellissima giornata a tutti quanti nell'amore del Signore. Sto scrivendo il messaggio. Buongiorno e buon sabato a tutti. Il messaggio l'abbiamo lanciato. Gloria al Signore. Bene, anche oggi, se vi è possibile, teniamo il capo e preghiamo, lodiamo a Dio per ogni cosa che Lui ha fatto in questi giorni. Come Lui ci dà la tranquillità, il benessere e ogni cosa. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa, Signore, che tu stai vedendo nella nostra vita. Grazie per la pace che tu ci doni nei nostri cuori, nel nostro intimo, nella nostra anima. Cosa faremmo senza di te, Signore? Saremmo distrutti dal nemico. E per questa gioia, Signore, che tu sei con noi, questa gioia che ci mette nel cuore, nell'animo, ci dona una libertà, un senso di chiarezza e di amore verso i nostri simili. I nostri fratelli, sorelle, amici e tutti quanti. Grazie Padre, grazie per questa gioia che tu hai messo nel nostro intimo. Benedici ancora tutti i miei fratelli, sorelle, amici e tutti quanti, Signore, di ogni benedizione eterna. Benedici le nostre famiglie, Signore, da più piccola a più grande, Signore. Benedici ancora mia moglie, i miei figli, mia nuora, mio genero, i miei consorci, i miei nipotini, i miei amici e anche i miei nemici, se ne abbia ancora qualcuno, che possono diventare meglio dei miei amici.
Ti ringrazio per questa sensazione di benessere, Signore, che tu ci dai, Signore. Questa consapevolezza che ciò che chiediamo l'abbiamo già ottenuto. Io sento già questa benedizione, già automaticamente, nel dirtelo. Grazie, Padre. Ti ringrazio, Signore, ancora benedici tutte le richieste di preghiera che abbiamo elargito in questi giorni, Signore, che possono arrivare a Te e possono essere sanate, guarite e messe nel loro cuore il seme della vita. Grazie, Padre. Particolare per questa bambina che abbiamo pregato di recente, Signore. Stendo la Tua mano su di lei, che possa guarire completamente. Ti ringrazio, Padre. Ancora benedici tutti i popoli. Sì, Signore, anche questi popoli che sono sottosviluppati, Signore, per questa carestia che c'è, Signore, questa disoccupazione, che possa essere risollevata, Signore, che possa l'abbondanza venire nel mondo. Ti ringraziamo per questa gioia che ci dai, questa sicurezza e questa potenza. Sicuro, Signore, che Tu non ci deludi mai. Ti ringraziamo, Ti lodiamo e Ti benediciamo, Signore. Per ultimo, come l'ultimo aborto, Signore, benedici anche me. Che possa fare ancora di più di quello che sto facendo, Signore. Grazie, Signore. Grazie che posso assaporare il Tuo grande amore, la Tua grande potenza, Signore. Ristabiliscimi, Signore, il Tuo regno, Signore, che possa fare ciò che Tu desideri. Serviti di me, Signore. Serviti di me per tutto, Signore. Grazie, Signore. Mi metto a Tua completa disposizione. Grazie, Padre. Nel nome del Tuo prezioso figliolo, Gesù Cristo, che Tu l'hai benedetto e incoronato sempre in eterno. Amen. Amen, miei cari. Vi abbraccio con tutto il cuore, come se facciano sempre. Con tutte e due le mani vi stringo a me. E un grande bacio a tutti quanti. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Ci sentiremo presto. Nel pomeriggio sono libero. A presto pomeriggio. Pace del Signore.